abbiamo avuto da parecchio tempo, l'abbiamo voluta concretizzare con Simbola in questi ultimi 2 anni ed è stato un fatto estremamente positivo. In un momento in cui il nostro sistema, il sistema delle BCC, non è, diciamo, ben visto a livello sovranazionale soprattutto. Noi siamo considerati del less significant, come dicono in Europa, delle banche di scarso significato, però noi proprio, malgrado tutto questo, vogliamo continuare a insistere nella mission delle banche di credito cooperativo, che è quella di valorizzare le persone e il territorio. E questo penso che sia il modo migliore, anzi, questo nostro progetto non è altro che il principio di una serie di altri progetti che le consorelle stanno già mettendo in cantiere e che forse contribuiranno ulteriormente a migliorare la nostra situazione economica, che abitueremo le aziende a fare rete, a fare sistema e a concepire l'internazionalizzazione in un modo diverso. Noi siamo ancora un pochettino molto chiusi. Sapendo che il tessuto economico sono ripercussioni per la cosiddetta Brexit. Adesso non è stato parlato di nulla di concreto, si aspetta, certo non è ben sperare, anche se non dovrebbe essere io a occuparsi dei rapporti delle trattative con l'Unione Europea, su quello a capire però quali saranno i contenuti sulla politica del campagna, poi la seconda regione esposta per quanto riguarda il settore turistico, la Campagna Rossa, e anche la movimentare, insomma, è impegnato nella medaglia. Sono direttamente interessato, c'è un figlio di 5 anni che sta a Londra, quindi conosco bene la realtà, almeno londinese, e so che molte delle nostre eccellenze hanno messo radici là, moltissime. Io penso che, come tutte le cose, non ci sia molto da preoccuparsi. Si stanno preoccupando forse molto di più gli inglesi, perché io penso che i nostri prodotti non li potranno duplicare. Hanno cercato di fare le mozzarelle, non ci sono riusciti bene, non potranno duplicare o clonare quello che facciamo noi, e soprattutto noi abbiamo molto aprile indipendentemente dall'appartenenza. Succede eventualità, si graverà in buona parte sulle nostre aziende, ma in buona parte sono solo inglesi, certamente non so. Guardi, le grandi strutture, soprattutto consulenziali, stanno già studiando di spostarsi, perché ci sono, e questo è un dato di fatto che mi è stato confermato, grandi società, la Ryanair, la Vodafone, che hanno dato già di funzione agli studi professionali di trasferirle sempre. Questo significa un depauperamento fortissimo per la Sydney soprattutto. E gli inglesi ovviamente quando parlano di quote parleranno di quote perché sanno che ci sarà un esodo, non eccessivo, però un esodo soprattutto altamente professionale verso Bruxelles, verso Francoforte.